espressione del popolo, ma soprattutto... 7 assessori, di cui 3 donne. È così composta la giunta nominata dal sindaco Cristoforo Salvati con decreto del 27 giugno. Stamattina la presentazione alla stampa a Palazzo Maier. Il primo cittadino di Scafati ha introdotto tutti i componenti dell'esecutivo, annunciando che già da oggi la nuova squadra di governo ha avviato il lavoro per dare concretezza al programma elettorale. Iniziamo subito a pieno ritmo per dare risposta alla città, ha detto Cristoforo Salvati, che ha chiesto ai suoi assessori massimo impegno, disponibilità di tempo e dedizione. È chiaro che dovevamo rispettare le quote rosa, ma al di là di questo, a parte l'obbligo di legge, abbiamo, credo, una giunta di buon profilo. È una giunta sia tecnica che politica. Dobbiamo dare delle risposte alla città, quindi abbiamo varato questa giunta, ovviamente ascoltando, perché no, i partiti, le coalizioni, ascoltando anche le legittime velleità anche dei candidati eletti al Consiglio Comunale, anche di quelli non eletti. Quindi credo che sia un momento importante di ritorno alla buona politica da parte di questa amministrazione e risponderemo ovviamente con fatti concreti a quelle che sono state le richieste dei cittadini durante la campagna elettorale. Sindaco, le priorità. Allora, le priorità sono quelle che chiaramente abbiamo raccolto durante la campagna elettorale. Abbiamo la questione dei rifiuti, è un'emergenza che purtroppo deve aggravarsi, purtroppo anche con la chiusura del termovalorizzatore di Acerra a settembre, qui dobbiamo mettere in atto tutte le politiche virtuose per poter ovviamente risolvere questa annosa problematica. Convocato d'urgenza un coordinamento che terremo lunedì alle 12 con gli altri sindaci per affrontare ovviamente le emergenze ovviamente del piano di zona. È un momento importante, abbiamo chiaramente purtroppo un'eredità pesante anche sul piano contabile da parte del piano di zona, però metteremo in atto tutte politiche virtuose per ridare soprattutto ovviamente un respiro ovviamente ai tanti operatori che sono fermi da tempo, ma per dare soprattutto risposte alle persone che sono in difficoltà. La mia idea è quella di avere un direttore generale di alto profilo e un consiglio di amministrazione chiaramente che sia una parte politica, ma perché no anche tecnica. Credo che sia importante rispettare i ruoli, perché è chiaro che il direttore generale avrà ovviamente avrà competenze specifiche, però ovviamente il consiglio di amministrazione deve avere un ruolo ancora più particolare. A quando il primo consiglio comunale? Ho convocato già il primo consiglio comunale l'8 luglio alle 18 e diciamo gli ordini del giorno, chiaramente oltre alla convalida degli eletti, ovviamente la composizione della giunta, le linee programmatiche che terremo appunto nei prossimi anni appunto nel consiglio comunale. Ovviamente assessore, ovviamente vice sindaco, nel senso tutta la storia personale, professionale.